che è stato così gentile e carino di venirci a trovare. È un piacere, Federico. In questa delirio di musica, di dischi. Che è bello, devo dire, un bel impatto. Sono arrivato qui, ho visto una bellissima partecipazione, mi sembra un bellissimo segnale anche. No, anche perché credo che tanta gente, soprattutto i collezionisti, attendevano questo giorno, perché anche noi siamo stati fermi, certo, più certo. del dovuto. Certo, assolutamente. E quindi siamo di nuovo in azione, seppur con tutte le, chiaramente, vabbè, quello che serve, insomma, le necessarie cautele. E insomma, Max ha appena, anche se ormai è passato un po', però pubblicato questo nuovo album bellissimo, devo dire, uno dei suoi migliori secondo me, che si chiama La matematica dei rami, dove ha collaborato con una band speciale, una specie di super gruppo. Sì, è un super gruppo che è stato fondato qualche tempo fa, sarebbe la band di Daniele Silvestri, ma insieme avevano una chat che si chiamava Magical Mystery Band, per comunicare messaggi. Una chat privata, insomma. Una chat privata. E da lì ha preso il nome questo nucleo produttivo, che poi hanno formato una vera e propria società e hanno deciso di entrare, di fare qualche cosa come band, dove appunto Daniele non c'è un leader, è proprio una band dove ognuno ha il suo ruolo, la sua. E nello stesso momento hanno anche rilevato lo studio che si chiama Terminal 2, che sta appunto lo storico studio Terminal 2, lo studio appunto di Gianluca Vaccaro, esatto, di Enrico Greppi, per cui loro l'hanno rilevato e l'hanno trasformato, l'hanno fatto diventare un posto molto accogliente, una casa non solo di produzione, di musicale, ma anche un luogo dove ci si può passare del tempo senza sentirsi tecnicamente dentro uno studio di incisione. È una casa studio, uno studio casa. Però quindi ho visto questa bellissima energia da parte loro, questa bellissima identità anche nel modo in cui lavorano insieme, nel modo in cui suonano insieme, nel modo in cui fanno le cose insieme. Ho voluto chiedere a loro se potevano e volevano coprodurre questo disco insieme a me, proprio perché io avevo bisogno di qualche cosa di diverso, di fare qualche cosa in maniera diversa, di un approccio diverso proprio alla realizzazione del disco. E quindi incontrando loro, che appunto nascevano in quel momento, quindi la Magical Mystery Band non ha fatto nulla come discograficamente, se non stavano iniziando anche loro, e a quel punto mi sono inserito a gamba tesa nei loro progetti. Ho chiesto di fare questa cosa, quindi in punta dei piedi inizialmente, poi dopo devo dire ci siamo coinvolti a vicenda, abbiamo fatto un disco come si faceva alla vecchia, come si dice, alla vecchia, sì, sempre però con una consapevolezza di quello che è un modo di produrre le cose più che moderno. Non è non è che viviamo pensando solo al passato, perché il passato è meglio del presente. È semplicemente la consapevolezza di fare musica suonata e di farla, si sente? C'è un po' di scatti. E di farla in maniera appunto consapevole, con ognuno con la propria, no, non c'è bisogno di alzare, no, a posto. E di farla con la propria eccellenza, il modo di suonare che ha Fabio Rondanini, il modo di suonare che ha Daniele Fiaschi, che ha Duilio Galioto, che ha Daniele Silvestri, che ha Gabriele Lazzarotti, loro insieme riescono a dare una bellissima identità. E con questa interazione anche, quindi con il mio modo anche di vedere la produzione di un disco e il modo di mettere insieme delle cose, di crearle insieme, perché non bastano solo gli ingredienti, quindi la bontà degli ingredienti e la capacità di metterli insieme, che poi è l'eccellenza. Quindi questa cosa, questa bellissima alchimia nostra è nata dalla capacità anche di saper mettere le cose insieme, di ascoltare in tempo reale i risultati. Quindi fondamentalmente i pezzi sono tuoi, ce l'avevi già quasi tutti, meno uno, diciamo, che poi... No, in realtà no, non sono neanche i pezzi miei, questi ho voluto cambiare anche metodologia nella composizione. Perché tu però avevi i tuoi pezzi prima di decidere di lavorare con loro, che erano pronti, no? Più o meno. La cosa è...
avevo degli pezzi allo stato embrionale, sia pezzi composti da altre persone, composti da me e mio fratello, composti anche, però non era importante l'origine, come io ho fatto sempre, ecco, il paragone, come avere dei figli adottivi o dei figli da crescere, diciamo, da far diventare adulti. E così è stato con questi brani presi allo stato embrionale, che poi siano stati scritti da me o no non aveva importanza. In quel caso era importante prendere delle cose anche per me come stimoli, lavorare anche su brani che non avevo composto direttamente io, ma che ho voluto produrre e far crescere insieme in questo progetto, insieme a loro. Questa è stata la volontà, appunto, di fare qualche cosa di diverso. C'è Francesco Fuzzone, che è il nostro boss, l'organizzatore, che ti vuole chiedere qualcosa. Certo, certo. Volevo fare un piccolo break. Vai, break. Mi sembra in questo momento di massima attenzione. Ripartiamo dopo tanti mesi di inattività, come sì, sappiamo tutti bene. Sono felice della risposta del pubblico, sono felice della tua partecipazione, sì, sono felice di aver avuto ospiti il MEI di Faenza, i ragazzi, gli amici di Bauli in Piazza, perché è un segnale di ripartenza che speriamo possa essere questa volta definitivo. Perciò sì, ti ringraziamo tanto. Per me ho sempre sostenuto e l'ho sempre fatto consapevole di quelle che sono le difficoltà di questo momento. E l'anno scorso ho cominciato facendo il primo concerto all'Auditorium, dove proprio nell'occasione di questo concerto ho fatto salire sul palco una rappresentanza di operatori del settore della musica che hanno letto un appello, una richiesta d'ascolto. Inizialmente non volevano farla leggere questa cosa, poi dopo è stata accolta e questa richiesta ha fatto sì che alcune cose si muovessero, poi dopo si è rimesso un po' tutto a tacere. E quindi mi auguro che questa volta questa ripartenza possa essere soprattutto con la garanzia di tutelare maggiormente questa categoria di lavoratori a livello anche istituzionale. Io ti ringrazio, giustamente, ecco, come diciamo, speriamo che questa volta sia una ripartenza, sì, anche se lenta e graduale, perché fino a quando ci saranno le limitazioni di capienza purtroppo è quello il problema, e anche alle 10, no, come si dice, il coprifuoco sarà difficile. Senti Max, io per ringraziarti, poi dopo continuate la chiacchierata tra voi, io poi mi alzo, ho detto voglio fare un regalo a Max, okay. Cosa posso fare per... Allora, la storia vuole che un giovanissimo Massimiliano Gazzè, a 16 anni, 17 anni, il suo primo ingaggio l'ha avuto con un trio, con altri due nomi storici del rock italiano. A 16 anni, no? 16-17, quanti ce ne avevi? Dipende, adesso dove allora, stavo, guarda, in Belgio, io sono cresciuto in Belgio. Allora, ti svelo il segreto, allora... Stanno qui, sono qui, caramba che sorpresa. Ah dai. Con chi hai cominciato a suonare? Con Gianni alle tastiere, Gianni? Leone? Ho cominciato. Leonero. Sì? E alla batteria chi c'era? Giulio Sorrenti. Dove sta? Eccoli qua. Quando vuole. Potremmo vivere felici, stare a un passo dal peccato, magari farci del male. Finire che arrabbiata, ragazzi. Potremmo perdere la testa e fare un sacco di stronzate. Essere tante che duole. Grazie, che bella sorpresa. Va bene, grazie. Video. È incredibile, conosco da Duilio, ci conosciamo da 35 anni. Sei sempre più giovane. Vabbè, Francesco Carrà ha fatto, grazie, questa, grazie, carrabbata. Però non avevo 16 anni, ne avevo semmai 26. No, io ho cominciato a suonare. No, 16 anni eri ancora. Stavo in Belgio, però con loro. No, 26 no, però ho cominciato a suonare con gli Emporium di Duilio Sorrenti nel. Duilio, che anno ha cominciato con gli Emporium? 91? 91, io ero tornato dal Belgio nel 90-91. E poi dopo abbiamo fatto questo progetto con Gianni Leone, è stato bellissimo, mi ricordo, è un trio molto rock, era molto affiatato, chissà se... Ma tu ce l'hai ancora la registrazione di quelle cose? Ma dai, c'hai tutto, c'hai... No, ma... 91.
come no, la classica Via Libetta, sì. Che grande, che bella cosa. No, no, sono, no, faccio 86 la settimana prossima. E insomma, dai, te l'aspettavi questa? No, non la sapevo neanch'io. 67, guarda. Quindi quanti anni avevo? Chi fa, chi è bravo in matematica? Dal 91 67, quanti anni sono? Ecco, 24, non 14. Sì. Vabbè, 14 anni stavo in Belgio, e però già suonavo, la mia prima band ce l'ho avuta nell'84, che si chiama Disease, che si chiama, un gruppo si chiama Disease. Poi sono andato con i 4 Play 4, questo sempre 86-87. La mia prima band con cui mi sono esibito dal vivo erano appunto i Disease, in un locale che si chiamava, qual era? Il Travers, a Bruxelles. Quando facevi il punk? Il punk no, era jazz punk. Sono jazz contemporaneamente punk. In una band jazz, Highway Quartet si chiamava, quartetto Highway Quartet, e poi in un gruppo punk che si chiamava Disease. E quelli sono stati, come dire, gli inizi di Max Gazzè, poi come bassista che è uno dei bassisti più fenomenali che abbiamo, anche perché basta sentirlo cantare dal vivo e vedere come suona il basso e dici vabbè, come cavolo farà, non si sa. Cioè, a me l'ha anche spiegato, però poi a vederlo è un'altra cosa, insomma. Ha una grande tecnica, ma ha soprattutto un grande impeto creativo. Però, come dicevi giustamente, a volte l'impeto creativo, quando sei da solo, ha dei limiti. Certo. Invece questo confronto con gli altri, no? Sempre per me il confronto è la base della stimolo della creatività. Questo disco sarebbe venuto molto diverso se l'avessi fatto dei session man, per dire, che gli dici quello che devono non fare. Non l'ho mai fatto con dei session man, sempre fatto con persone che in quel momento ruotavano intorno al mio mondo, insomma, quindi tutti i musicisti con cui suono, con cui suonerò anche quest'estate, sono i miei amici fraterni con cui suono da 20 anni, cioè da Cristiano, Micalizzi, Clemente Ferrari, Dedo, quest'anno Giorgio Baldi, che è il mio chitarrista storico, con cui ormai vive a Oxford, vive a Londra, e insomma lui non ce la fa a scendere quest'anno. E verrà invece nel tour che è stato annunciato in questi giorni. Era Daniele Fiaschi, che è una. Ho rubato un membro della Magical Mystery Band. Ma quindi loro avevate anche. Non avevate idea di suonare, di fare il tour anche con la Magical Mystery Band? Perché immagino loro avranno progetto, anche le loro cose da fare, visto che li hai carpiti nel momento in cui stavano iniziando. Allora, quando abbiamo iniziato non sapevamo come ci saremmo trovati, è stata una sorpresa per tutti. Ci siamo trovati benissimo, abbiamo lavorato benissimo, siamo stati molto bene insieme, però poi consapevoli del fatto che comunque io e i miei amici con cui suono da tanti anni e volevo anche riprendere a suonare con loro, quindi questo è un progetto che nasce e è stato realizzato in questo modo. Però poi vedi, anch'io in questo disco non ho neanche suonato il basso, perché il modo in cui si incastrano Gabriele, il bassista, Gabriele Lazzarotti e Fabio Rondanini, io da bassista capisco benissimo l'alchimia che si genera suonando tanto tempo insieme tra basso e batteria, per cui che voi li potete vedere, li avrete visti anche ieri sera nella band di Propaganda Live, che suonano ormai da anni con Roberto Angelini. Esatto, Propaganda Live. Per cui la stessa cosa vale per me, quindi io con Cristiano ormai ci suono da 20 anni, e quando suono con Cristiano so dove appoggiarmi, so dove cadere. No, cioè, parlando di batterista, non esiste a questo livello, non c'è migliore o non migliore, è questione che ognuno è eccellente nel modo suo di saper fare la cosa, per cui era eccellente il modo in cui Fabio e Gabriele suonavano insieme, per cui sarei intervenuto io, che sono un bravo bassista, ma avrei comunque in qualche modo destabilizzato questa bellissima alchimia che c'è tra di loro. Per questo è stata una scelta artistica quella di non suonare il basso, proprio perché consapevole che il loro modo di suonare è il loro modo di interpretare dei mondi musicali che poi abbiamo elaborato insieme. Era diverso dal modo in cui l'avrei fatto io da solo o io con però vi siete divertiti da matti, e questa cosa devo dire che
dal disco traspare, cioè si sente che è un disco fatto con grande piacere, grande passione. È un piacere che si trasmette all'ascoltatore, ma soprattutto con grande impegno. Fatto che le canzoni sono bellissime, è stato fatto, ti ringrazio, ma sai, l'impegno era proprio quello dello stare lì tutti insieme sempre, dalla mattina alla sera, e andavamo in studio, stavamo lì, mangiavamo lì, facevamo la pausa, facevamo la merenda e il caffè, poi la cena arrivava, ci portavano del cibo, così suonavamo ed eravamo testimoni anche di quello che facevano gli altri. Per esempio, non abbiamo fatto sovraincisioni o programmazioni al computer, non c'è niente di programmato al computer, tutto ciò che si sente in questo disco è suonato, e spesso abbiamo fatto anche delle scelte di cambiare radicalmente l'origine di un brano. L'abbiamo suonato in un modo, poi dice no, proviamo a farlo diversamente, ma anziché programmarlo in maniera diversa, avevamo la regia, lo studio, c'è la regia dove c'è il mixer, e poi c'è la sala di riprese con tutti i microfoni, con tutti gli apparecchi, tutte le cose per poter fare musica e riprenderla in maniera eccellente, con i microfoni a valvole, con i preamplificatori che puzzano di fritto, sai, queste cose qua che alla fine... Tutto il vintage anche... Però quindi anziché provare le cose, le abbiamo ovviamente registrate come si faceva un tempo, senza l'utilizzo del computer, che poi ovviamente abbiamo usato come macchina per registrare, perché volevo farlo in analogico, con gli studer, con i nastri, con le bobine, solo che diventava molto complicato, era molto... complicato. Come dire, i passaggi poi da nastro. Alla fine sì, diventava complicato anche quello, per cui sì. Però il suono è meraviglioso di questo disco, sì. Anche ci sono anche delle canzoni, come dire, c'è un'omogeneità, ma nello stesso tempo ogni canzone ha un suo suono. Sì. È un equilibrio che non è facile tanto da mettere insieme, no? Poi ci sono anche dei pezzi un po' che escono cioè quest'ultimo brano Figlia che ha una sua storia particolare, e magari ne parliamo dopo, però quello che esce da questo disco fondamentalmente è proprio quello che dicevo prima, il piacere di suonare insieme. Si sente che è il disco di una band, quasi di una famiglia, perché poi avete vissuto per due mesi insieme, non avete solo dice sai ci vediamo in studio, facciamo la cosa, no, era proprio un condividere... E quello credo che abbia contribuito tanto a cementare anche il suono. Assolutamente poi. Sì, questo di quando dico appunto che ognuno era partecipe di quello che faceva anche l'altro, quindi faccio un esempio, quando c'era, faceva ascoltare un brano, diceva allora, questo è, io il lavoro che ho fatto a casa prima di entrare in studio è stato molto poco definibile, cioè poco definito, però per lasciare spazio e interpretazione a ognuno di loro, certo. Quindi mi presentavo con delle cose veramente embrionali, con delle idee appena appoggiate, e poi le ascoltavamo, poi ci mettevamo ognuno nella sala di ripresa, si metteva in cuffia, ascoltava, provava delle cose, e per una mezz'oretta, un'oretta stavamo lì a capire in che modo ognuno poteva interagire su quell'embrione lì. E poi dopo che succedeva? A un certo punto è come quando lasciavamo l'ascolto di questa brano embrionale e cominciavamo a suonarlo insieme. E magicamente... ognuno nella sua interpretazione portava qualche cosa che rendeva la sua cosa unica, che si combinava perfettamente con quella che suonava l'altro musicista, perché comunque si conoscono. Per cui quando Daniele Fiaschi suona la chitarra e lo fa in un certo modo, sceglie di usare quelle note perché sa che Duilio andrà a utilizzare quel tipo di sonorità. Quindi conoscendosi già loro anche nel primo approccio all'esecuzione di quel brano, già si partiva da qualche cosa che registrato già era bellissimo, quindi certo. Poi da lì si smussavano i contorni e si andava verso la realizzazione definitiva, e quindi era un take definitivo che veniva suonato live direttamente anche con la voce, per cui anche la mia voce è registrata
in quel take, non ho fatto la voce dopo. Tra l'altro molti dei brani sono stati registrati in presa diretta subito, buona sì. La prima, mi dicevi. Alcuni buona la prima, c'è sempre l'animale guida, lo stesso brano che poi abbiamo inserito dei CSI del mondo, quella era la prova che abbiamo registrato per poi portare il brano e prepararlo per la performance al Remese, ma quella l'abbiamo suonata qualche volta e poi dopo, beh, registra così sentiamo come suona. E quella registrazione poi è quella che è rimasta nel suonava studio. Così bene che non c'era bisogno di toccarla. Abbiamo aggiunto sopra in un altro studio un'orchestra, l'orchestra è arrivato Dedo, ci ha messo dei fiati, fatto delle sovraincisioni e sono state fatte delle sovraincisioni sui brani, però lo scheletro dei brani, la maggior parte, anzi tutti, sono delle prese dirette e poi dopo abbiamo fatto delle correzioni, magari aggiunto una chitarra, magari corretto degli errori, ma grosso modo quello era la performance, quella di andare a provare le cose, provarle come fossimo in sala prove, schiacciare il rec e poi registrare il brano così. Senti, visto che qui è pieno di maniaci del vinile, giustamente, sì. Se non vengono qui non so dove possono andare, chiaramente noi abbiamo le copie in vinile, tu come anche musicista ma anche come ascoltatore preferisci ascoltare le cose su disco o comunque, sai, oggi sono mille modi di ascoltare, hai una preferenza di suono, di fedeltà, una cosa che, una formula che preferisci o pensi che poi tutto sommato... Se potessi scegliere come ascoltare la musica, l'ascolterei, la registrerei sulla bobina, a mezzo pollice per certo. Dire... quarto di pollice che è il top e poi ascolterei da lì, capito, senza pensare a quale frequenza di campionamento e quale bit rate. Noi, sai, viviamo in un mondo elettromagnetico dove il nostro cervello è immerso in questa sinfonia di frequenze elettromagnetiche e il cervello non fa altro che interpretare queste frequenze e le decodifica e possiamo poi attribuire a queste frequenze dei contesti culturali, come per dire legno, caldo, freddo, chiaro, scuro, cioè ogni cosa. Il suono arriva, viene percepito in maniera diversa rispetto all'interpretazione analitica del cervello. È un codice archetipico che veicola delle condizioni al di là della capacità del cervello di interpretare quelle cose, quindi è un messaggio archetipico e questo messaggio avviene in questa sinfonia elettromagnetica, per cui il vinile rimane analogico e quindi rimane in quella esperienza analogica e l'esperienza dell'ascolto del vinile senz'altro non è paragonabile a nessun tipo di conversione e decodifica binaria digitale, non ci può essere. Noi abbiamo, diciamo che ancora devono riuscire a trovare la tecnologia per replicare la frequenza dell'anima, probabilmente ancora non abbiamo la capacità di poterlo fare, ma credo che quella sia irreplicabile in per fortuna modo, perché sì, almeno quella ce la possiamo tenere da conto senza esporla troppo. Esattamente. Senti Max, io non ti voglio trattenere troppo perché tu sei stato, quest'uomo ha dei figli, ha una famiglia, insomma... Ogni tanto va bene evadere anche, insomma... Perché... Il sabato e la domenica in genere li dedica a quello, sì. Magari a fare una partita a tennis di cui è un grande appassionato, però insomma un altro paio di cose te le posso chiedere, facciamo in tempo. Tu hai... fatto questo disco dopo un altro disco che era Alchemaia, che affrontava le cose in maniera completamente diversa, nel senso era un disco fatto con un'orchestra sinfonica, con un approccio molto complesso, diciamo, anche dal punto di vista compositivo. È una scelta anche di strumenti diversi, perché poi alla fine... Sì. La composizione, scusa, mi volevi finire, prego. No, perché so che tu, tra l'altro, Max è un grande appassionato di musica sinfonica e la sa trattare molto bene.
e quindi si è divertito molto, penso, anche a fare il disco precedente. Però questo ha proprio l'aria di un rilancio, di un'apertura di una porta, una finestra per far entrare il sole, e dire vabbè, ok, abbiamo fatto la cosa seria, importante, impegnativa, adesso divertiamoci un po', sempre con grandissimi livelli, non è che si gioca a palline, però... Sì, allora, intanto di Alchemaia era uno sfizio che ho voluto in qualche modo provare a raccontare delle cose diverse, quindi è un disco diviso in due atti. Il primo atto è un'opera che racconta delle storie che possono essere interpretate come reali o come totalmente inventate, questo ha poca importanza. L'importante è che poi il contorno musicale è stato in qualche modo realizzato pensando al mondo contrappuntistico della sinfonica, quindi utilizzando la tecnica del contrappunto nella composizione sinfonica, ma mantenendo delle scelte di rock, chiamiamolo più progressive. Quindi è un disco progressive strutturato, arrangiato e suonato con strumenti sinfonici. Infatti non ho voluto scomodare i puristi della sinfonica non chiamandolo appunto orchestra sinfonica ma orchestra sintonica, perché univa insieme alle varie sezioni dell'orchestra, c'erano per esempio dei sintetizzatori modulari, quindi a forma d'onda, che venivano combinati insieme alle frequenze dei violini. Per esempio l'onda sinusoidale faceva spesso all'unisono o in contrappunto con la frequenza dei violini, l'onda quadra che veniva usata spesso per appoggiare, sottolineare i violoncelli o i contrabbassi. Altre cose sintetiche, quindi sintetizzatori, quindi non tastiere, quindi parlando solo di sintetizzatori modulari a forma d'onda con i quattro oscillatori, onda quadra, sinusoidale, una dente di sega e triangolare. Queste sono le quattro forme d'onda degli oscillatori del sintetizzatore. Quindi combinare il sintetizzatore insieme all'orchestrazione sinfonica, quindi come fossero oltre le quattro voci dell'orchestra di archi, c'era anche quella del sintetizzatore. E poi c'erano i tromboni, c'erano i legni, quindi i fiati, i legni, gli ottoni, insieme all'orchestra. Quindi però è stato tutto un lavoro di contrappunto in cui anche il sintetizzatore era parte di questa bellissima, chiamiamola, pittura, perché ho studiato... Sì, tu sei anche pittore e sei un grande appassionato d'arte, quindi spesso fai questi... cioè ti immagini un po' la musica come un dipinto. Assolutamente sì, proprio questo stavo... Nella sua matematica, diciamo... Per me, ho studiato direzione d'orchestra e conosco bene lo spartito del direttore d'orchestra. Quando io guardo lo spartito del direttore d'orchestra non vedo più le note, ma vedo delle sfumature, delle nuance, dei colori, vedo dei pattern nelle geometrie e delle forme che si completano e cambiano in continuazione. Per cui lo spartito mi irrigidisce, per quanto sia il codice per decodificare la musica e per suonarla insieme, ma se io devo dare una mia interpretazione soggettiva dello spartito orchestrale, di quello che ha il direttore d'orchestra, io leggo e vedo tutta una serie di forme, di colori, è come se fosse qualcuno che stesse dipingendo quella cosa, poi la riga sotto c'è un altro che dipinge un'altra cosa con delle altre forme, quindi vedo la riga delle viole, poi vedo la riga dei violoncelli, poi vedo... E ognuno, non vedo delle note, ma vedo dei colori e delle geometrie. Quindi per questo che paragono sempre la musica con dei pattern figurativi. Visibili, certo. Sì. Questo signore sarebbe un fantastico... produttore per chiunque, oltre che per se stesso, non so molto, perché non ho... Il problema è quello che anche col basso, quanta gente mi chiede perché non mi insegna a suonare il basso, anche ho imparato da solo a suonarlo, non ho nessun metodo per insegnare,
quindi io non so come insegnare, se non quello di suggerire di prendere dei dischi e suonarci sopra. Sì, ma il fatto che lui abbia imparato da solo è anche uno dei motivi per cui ha uno stile molto personale e riconoscibile, perché poi suonare scolasticamente uno impara, sì, e alla fine però ne senti due, tre, sono tutti però vedi, simili. È una cosa che proprio questo è mi riconduco un po', mi ricollega a quello che è il lavoro con la Magical Mystery Band. Cioè il lavoro che ho fatto con loro è proprio quello di interagire come produttore, e la mia capacità, la mia esperienza viene tirata fuori da questa collaborazione con loro, quindi questa contaminazione che fa sì che io possa tirar fuori il meglio di me, la mia massimo della mia creatività, perché è quel tipo di confronto, è come quando io e te parliamo di un argomento e indaghiamo una questione. Nel momento in cui io parlo con te, io non devo insegnarti delle cose e tu non le devi insegnare a me, però parlando insieme di quella cosa si indaga, si scoprono, si entra in una forma di comunicazione che va oltre la parola stessa, e questo accade con la musica. Per cui io, stando da solo a casa di fronte allo schermo di un computer, non riesco a tirar fuori il meglio di me, ho bisogno di altre persone con cui confrontarmi per interagire, per ascoltare, per valutare tutte le opzioni, per avere tutte queste sfumature visibili e interpretabili. Ma proprio per questo dico che saresti un ottimo produttore, cosa che tra l'altro mi dicevi che avresti voglia di fare, di lavorare, diciamo, di mettere le tue capacità anche intuitive, anche visive, sì, certo, al certo servizio di un altro, sì, progetto che magari non è il tuo, perché fare le cose tue, sì, va da sé, ma interpretare le cose di un altro dandogli una visione diversa, credo che anche quello sia... Ma quello è un po' quello che ho fatto anche in questo disco, perché ripeto, non essendo molte, sì, canzoni non le ho scritte, cioè, io, quindi sono stato produttore di quelle canzoni, nonostante, però le ho cantate io, ma poteva cantarle anche qualcun altro, quindi potrei fare un stesso tipo di lavoro dove non sono necessariamente io il protagonista, potrei mettere lo stesso impegno nel realizzare il disco di qualcun altro, mettendoci lo stesso impegno con la stessa modalità, questa stessa procedura, ma non ho questa esigenza e necessità di essere io il frontman. Veramente sono tanti anni che ho cominciato a fare. Io penso che poi è come se dopo tanti anni lo stimolo è sempre più urgente. È come se non ho questa esigenza di dover stare nella cresta dell'onda o dover fare chissà che cosa. Per cui in questo momento, se continuo a fare musica perché ho voglia di farle, perché ho voglia di soprattutto di farla con gli stimoli giusti, se non ho stimoli non la faccio, sì, piuttosto non la faccio. Quindi potevo fare questo disco in questo modo oppure non fare niente, capito? Non è che dovevo fare il disco per forza. No, assolutamente, anche perché i dischi fatti senza spinta poi, come dire, si sente che rimangono che non c'è un po' così quella asettici, un po' asettici.